Siamo Movimento 5 Stelle Pistoia, abbiamo invitato alcuni dei nostri rappresentanti in Parlamento per iniziare un cammino qui su Ansaldo Breda, iniziare a capire quali sono le problematiche reali dell'azienda, come affrontarle. Abbiamo oggi fatto una riunione prima di venire qua, abbiamo iniziato a parlare con i nostri rappresentanti di quello che è il cantiere Ansaldo Breda, i progetti e quello che potrebbe essere il futuro, il non futuro di questa azienda. Ora, vi ripresento Massimo Attini, Marco Baldassarre e Walter Vincenzo. E niente, inizio a parlare, faranno un piccolo discorso di 10 minuti e un quarto d'ora l'uno, poi se avete domande potete semplicemente intervenire. Sì, ciao a tutti, sono Marco Baldassarre, sono in commissione lavoro alla Camera con Walter. E niente. La situazione a Ansaldo Breda ce l'hanno spiegata, sicuramente un'azienda che ha una grossa importanza. E cosa potremmo fare noi? Sicuramente innanzitutto dare risalto a questa vicenda all'interno di Montecitorio, e con delle audizioni. Ora, per fortuna, da quello che ci hanno spiegato, l'Ansaldo Breda non è in una situazione ormai troppo complicata come magari sono altre aziende italiane. E appunto in questi giorni, da quando ci siamo insediati, appunto abbiamo avuto parecchi incontri con parecchi dipendenti di alcune aziende come la Natuz di Magnivani, l'Electrolux, tutte quelle aziende che stanno via via delocalizzando all'esterno. Per fortuna ancora qui non siamo arrivati a quel punto, ma meglio prevenire, diciamo, che curare. Va bene, intanto grazie per l'ospitalità, nel senso che sto dicendo parecchio. Nel senso che è effettivamente il nostro compito in qualità, per questo piccolo percorso, insomma, noi faremo in qualità di parlamentari, venire ad ascoltare quello che la gente ci dice, venire ad ascoltare quello che i laboratori ci dicono. Marco Baldassarre diceva giustamente che io e lui facciamo parte della Commissione Lavoro, io sono vicepresidente della Commissione Lavoro, mentre Massimo è vicepresidente della Commissione Giustizia. La Commissione Lavoro in questi mesi ha trattato decine e decine di casi di questo tipo, nel senso che non passa giorno in cui noi non ci sediamo assieme alle parti sociali, assieme ai sindacati, assieme alle aziende, per cercare di dare una piccola mano, per cercare proprio di risolvere i problemi che sono già sopraggiunti grazie alla crisi, grazie a questi cambiamenti che stiamo vivendo, e anche i problemi che stanno per arrivare addosso alle aziende italiane. Io ieri sera ero a Cesate, che è nella prima periferia di Milano, in un incontro sempre con sindacati, sindaci e lavoratori della, ricordavo Baldassarre prima, della Electrolux. L'Electrolux, sapete tutti, insomma, dove ha fatto, un'azienda che fa elettrodomestici, lavatrici, e loro sono già arrivati al punto di delocalizzare. Nel senso che prendono queste persone, questi lavoratori, prendono tutto quello che questi lavoratori sanno fare sapientemente, come sapete fare sapientemente voi all'interno della vostra azienda, e delocalizzano tutto questo sapere dove? Dove il costo del lavoro effettivamente è molto molto inferiore rispetto all'Italia. Noi siamo contro questo modo di operare, noi vogliamo preservare nella maniera più assoluta le aziende italiane, più o meno partecipate da parte dello Stato. Voi sapete che aziende come la vostra, sapete che lavoratori come voi fanno la colonna vertebrale del sistema lavorativo italiano. Sono state e saranno ancora, io spero, un'eccellenza dell'Italia in tutto il mondo. Se è vero che in meccanica in primis, in Ansaldo Breda, non in seconda battuta, ma al pari di Finmeccanica, è un'azienda che attraverso le offerte, gare d'appalto in questo caso, va a commercializzare, va a dare i suoi prodotti in tutto il mondo. E allora noi in questo frangente non vogliamo sostituirci
ai sindacati, a coloro che sono i sindacati. Il sindacato deve comunque restare al vostro fianco. Io amo sempre ripetere però ai sindacati che incontriamo quasi quotidianamente che preferirei che il sindacato, forse, prendetela come provocazione, facesse meno tessere e fosse più vicina ai lavoratori stessi. Nel senso che la logica del sindacato negli ultimi anni, per come modestissimamente vedo io le cose, è fatta forse più da tessere, è fatta forse un po' meno della vicinanza ai lavoratori, concetto per il quale nacquero i sindacati stessi. Quindi noi esponiamo anche i sindacati sicuramente a fare di più. Nel senso che arrivati ad un punto di crisi, in questo disgraziato paese dove viviamo, non è più sufficiente fare una sorta di mediazione per la chiusura delle aziende, per la delocalizzazione delle aziende. Serve preservare il proprio posto di lavoro. Serve preservare tutto quello, dicevo prima, che sapientemente le vostre mani, le vostre teste sanno fare. È chiaro che noi quindi saremo sempre dalla parte dei lavoratori, senza pestare i piedi vicendevolmente ai sindacati. La politica deve saper fare questa cosa qui. Ragionando un po' prima sull'affare, sul discorso dell'Ansaldo Preda, ma non soltanto sul discorso dell'Ansaldo Preda, rispetto a qualche migliaio di aziende che sono in crisi o entreranno in crisi nei prossimi mesi in Italia, stavo facendo un passaggio e stavo dicendo che sino a qualche anno fa, cioè sino a prima di questa crisi violenta che ha colpito, diciamo, tutta l'Europa, tutto il mondo alla fine, quando la politica si occupava delle aziende, le aziende si dicevano: no, attenzione, noi stiamo bene così come stiamo, la politica faccia il suo corso, noi abbiamo le nostre commesse, sappiamo fare il nostro lavoro, vendiamo, produciamo, facciamo profitto, ruotiamo il magazzino, eccetera, eccetera, quindi la politica non deve entrare nelle nostre aziende. Adesso succede il contrario, succede che purtroppo le aziende entrano in crisi. E una volta che manca, manca un piano industriale di un certo tipo in Italia, le aziende vengono a bussare alla politica per chiedere un aiuto. Però noi non siamo dei tecnici in questo caso, non siamo degli economisti in questo caso. Certo è che ci sono le commissioni di merito che possono mettere l'indice su quanto va o su quanto non va in un'azienda. Noi però siamo legislatori, quindi noi che cosa possiamo fare per voi in questo caso in maniera preventiva? Perché Marco diceva giustamente, voi qui siete circa, se mi confermate il dato, 800 lavoratori dell'Ansaldo Preda, mi sembra che non stiate utilizzando attualmente della cassa integrazione, avete già utilizzato forse la cassa integrazione, ma in questo momento non state utilizzando la cassa integrazione, ma state navigando un po' a vista, nel senso che non c'è un piano industriale che vi dice: per i prossimi 5, 7, 10 anni avremo lavoro, avremo commesse, avremo profitto, avremo redditività rispetto a quello che noi produciamo e dopo qualcun altro va a vendere, ma il vostro cammino è un cammino quasi segnato di qualche mese innanzi. Non si può vivere con questa spada di Damocle sulla testa, perché altrimenti una persona che ha famiglia non può fare delle previsioni e altrimenti, nella maniera più assoluta, la crisi anche della vostra azienda sarà segnata. Quindi noi siamo qui in fase preventiva per dirvi che accogliamo le vostre richieste e le cose che possiamo far passare entro un'economia parlamentare possiamo tranquillamente portarle avanti affinché non si arrivi sempre troppo tardi rispetto alle aziende che sono in crisi, non si arrivi sempre a metà del guado quando le aziende hanno già usufruito della cassa integrazione ordinaria, hanno già usufruito della cassa integrazione straordinaria e stanno per appropinquarsi ad usufruire della cassa integrazione in deroga. Vi ricordo che la cassa integrazione in deroga è qualcosa che paga lo Stato italiano e il prossimo anno, entro la legge finanziaria, la legge di stabilità che vareremo in questi giorni qui, la maggioranza varerà in questi giorni qui, ci sono 600 milioni per la cassa integrazione in deroga, quindi anch'essa è una navigazione piuttosto limitata nel tempo. La cassa integrazione in deroga durerà qualche altro mese per dopo essere rifinanziata in qualche decreto. E allora noi siamo qui
in fase preventiva per dirvi: siamo al vostro fianco, cerchiamo di ascoltarci, cerchiamo di guardarci, cerchiamo di capirci vicendevolmente, e entro le sedi istituzionali noi porremo l'accento sul probabile problema che vivrà l'Ansaldo Breda nei prossimi mesi. In questo caso forse, e dico forse, siamo un pelo più, più fortunati rispetto alle aziende che sono già ormai arrivate alla fine dei propri giorni, perché la cassa integrazione è semplicemente un lento, o medio lento, abbrivio verso la chiusura. Perché se noi immaginiamo di dare ad un'azienda una cassa integrazione per 3, 4, 5 mesi, continuare dopo con altri 2 o 3 mesi di cassa integrazione in deroga, beh, sappiate che purtroppo, lo sapete senza che ve lo dica io, sappiate che non è che il lavoro ritorna in Italia al pari di 10 anni fa in 6 mesi di cassa integrazione. Quindi, questa è una mia convinzione forte, la cassa integrazione, almeno per il 70-80% delle aziende in crisi ad oggi in Italia, è semplicemente l'anticamera della chiusura, è un prendere tempo. Noi non vogliamo arrivare a quel livello. Se è poi vero che, come fonti interne ci dicono, che Finmeccanica vorrà più andare a puntare l'indice sull'aspetto militare di quanto sta facendo e non sull'aspetto di treni, riqualificazioni, revamping, ovvero di quello che fate voi, allora per noi è ancora più importante questo dato, perché cercheremo di delocalizzare le indicazioni che ci dà Finmeccanica per dire: attenzione, che van bene le spese, voglio dire le commesse militari, ma ci sono anche delle persone che col militare hanno poco a che fare e che comunque lavorano nell'alveo di Finmeccanica, quindi cercando di preservare quello che fate voi alla fine dei conti, perché voi non fate radar, non fate sistemi di puntamento ad infrarossi, ma fate quello che ci hanno detto prima che voi fate, quindi carrozze di treni, quindi tutta una serie di altri prodotti che esulano un po' dall'aspetto militare. E quindi questo è quello che noi siamo venuti senza alcuna promessa, nel senso di riuscita, perché non possiamo farvi promesse in questo momento. Il politico che viene qui a farvi delle promesse è un politico sordo ed è un politico anche in parte bugiardo, perché attualmente stiamo veramente, sempre utilizzando una parafrasi nautica, navigando in acque veramente molto molto agitate. Però siamo qui a dirvi: vi ascoltiamo, cerchiamo di porre l'accento sul vostro problema nelle sedi istituzionali, e questo si può fare, prego, prima che sia troppo tardi. E questo si può fare come? Si può fare attraverso delle audizioni alla Camera dei Deputati, si può fare attraverso i vostri sindacati che vengono a parlare con noi e ci dicono: guardate che fra un po' questa azienda sarà in crisi, e non ci sarà soltanto l'azienda di cui vi siete in crisi, ma ci sarà l'azienda di Napoli con 2.000 dipendenti, ci sarà l'azienda di Reggio Calabria con 200-300 dipendenti, ci sarà l'azienda di Palermo con qualche dipendente in meno, ma sempre quando noi parliamo di dipendenti parliamo di persone. E quando noi parliamo di 800 persone qui che rischieranno il posto di lavoro, non parliamo soltanto di un numero di 800, parliamo di un numero che deve essere moltiplicato almeno per 3 o 4, perché voi avete le vostre famiglie, avete i vostri figli e avete delle persone care a cui cercate di garantire una vita dignitosa con il vostro lavoro. È anche vero che andremo a porre l'attenzione rispetto a quanto potrebbe essere proprio quello che vi dicevo prima, un piano industriale, perché se è vero che il tecnico, l'operaio, il dipendente è sempre trattato da ultimo, è anche vero che a parità di trattamento dovrebbero essere trattati insomma anche tutte le sfere manageriali dell'azienda stessa. Mi dicono che Ansaldo Breda ha speso qualche milione di euro, più di qualche milione di euro, per delle consulenze rispetto ad una ristrutturazione aziendale. Non so se mi hanno dato un dato giusto, ma mi parlavano di 30-31 milioni, 32 milioni per delle consulenze per cercare di riportare la barca un po' entro un porto giusto.